Salve a tutti, siamo qua insieme io, Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni a spiegare come installare Sody Linux CTS 2014 Verona su una macchina XP facendo un'installazione a fianco, cioè lasceremo XP e alla fine dell'installazione avremo XP su un settore e la possibilità di scegliere Sody Linux in un altro settore. Questo è XP, mettiamo dentro il DVD prima di spegnere il mettiamo dentro il DVD prima di è ancora il prototipo perché senza serigrafia, prima di spegnere il computer, in maniera che quando riparte, parta il DVD già inserito nella macchina. Quindi spegniamo la macchina, ecco, la spegniamo e rifacciamo un riavvia, badando bene che nella sequenza di partenza, che si chiama boot, il DVD abbia la priorità su tutti gli altri dispositivi. Quindi, in questo caso, io so già che parte da DVD perché ho schiacciato il tasto F2 e l'ho organizzato, e la macchina partirà dal DVD. La macchina parte da DVD. Ecco la schermata d'avvio, scelgo sempre parti in modalità di sicurezza grafica perché non si sa mai che scheda grafica c'è. Ecco, do l'avvio e attendo che si carichino i preliminari del sistema operativo in modalità live, cioè senza installazione. Questo processo di lettura del disco del sistema operativo è un po' pesante e lunghetto, dipende dal processore, dalla velocità del lettore del DVD, insomma dall'insieme della catena della macchina, e può durare qualche minuto. Se si sente il lettore leggere, siamo sicuri che le cose vanno, non c'è nessun pericolo a fare delle prove di uso del personal computer in modalità live, perché finché è in modalità live, cioè letto dal CD, dal DVD, la macchina non installa nulla e alla fine della prova si può spegnere la macchina, estrarre il DVD e quindi riutilizzare XP o il sistema operativo che c'era sotto. Ovviamente la modalità live non è una modalità performante per un computer perché tutti i dati vengono letti dal lettore. Quindi non si può chiedere a una macchina in modalità live di essere una macchina prestante, però giusto per una prova e una valutazione si può usare. Caldeggiamo assolutamente nel caso di macchine con installato XP di toglierlo del tutto, cioè salvare i dati da una parte e toglierlo completamente, visto che ormai è defunto, non viene neanche più supportato dalla casa che lo ha pensato e costruito. Quindi noi faremo un'installazione a fianco, ma chi ha XP consigliamo di salvare i dati su un altro dispositivo e reinstallare completamente con un'unica installazione Sody Linux, che in questa versione, come vedremo fra qualche istante, perché si sta installando, si sta per essere letto completamente, è stato pensato questa versione con una interfaccia molto molto simile Windows a XP. Windows XP. Vuoi far vedere questo che è già acceso? Ecco, questo è già acceso intanto che si accende l'altro. L'interfaccia, cioè quello che vede l'utente, non quello che abbiamo fatto noi, è questo: vede una macchina che ha una barra di applicazioni bassa come XP. Posso andare? Sì. Vede un menu di scelta sulla sinistra dove in alto ci sono i programmi, in basso ci sono le risorse, le scelte di sistema. Pannello di controllo, per capirsi, si chiama centro di controllo invece che pannello, l'abbiamo chiamato così. Dentro il centro di controllo ci sono tutte le scelte: stampa, rete, desktop, screensaver,
tutto quello che serve per gestire la macchina, e sulla sinistra i programmi che siamo abituati ad usare anche con Windows. Qui in alto c'è tutto il settore che pesca nella valutazione del Centro Nazionale delle Ricerche di TD, sono stati scelti insieme a loro, e quelli che stanno sotto invece sono tutti i programmi di utilità e di didattica che abbiamo scelto noi per dare un servizio il più possibile completo a chi userà questo, secondo noi, meraviglioso sistema operativo. Adesso sul nostro PC si sta rivelando, come vedete, il tempo di questa macchina. È una macchina che ha 10 anni, è una AMD 2000 con 1,2 GB di RAM. Quindi direi che per qualcuno è già un rotame da discarica. Ovvio che non sarà I5. un i5 o un i7, no? Sarà comunque una macchina che ci permetterà di scrivere, andare in internet in tutta sicurezza, perché Linux non ha i virus. Non ha i virus. Però adesso non ci concentriamo su quello che abbiamo messo dentro, ma ci concentriamo sull'installazione. Allora, la macchina adesso sta prendendo possesso di tutto l'hardware fatto. Ecco, per cosa fa il so di Linux ci sarà un altro video. Quindi andiamo ad installarlo. Andiamo in a fianco amministrazione, scegliamo il partizionatore per velocità nostra, che si chiama Gparted, molto famoso perché viene usato anche su macchine Windows, Gparted. E una volta che Gparted avrà letto la dotazione di questo computer dal punto di vista dei dischi, eccoli qua. Eccoli qua, io andrò a dire che questo disco dove c'è in questo momento XP, vedete, NTFS è il sistema di aiutami Maurizio, File di system file di system, Windows. andrò a ridimensionarlo, e la parte che lascerò ridimensionata sarà quella dove andrò ad installare Sodi Linux. Fai notare dove si punta per Ah, ridurre la partizione, allora, basta andare. sì, certo, basta andare nella partizione scelta, tasto destro, ridimensiona, oppure fare clic nella partizione che si vuole e cliccare ridimensiona. Ovviamente perché voglio tenermi XP. Se non volessi tenerlo, non salterei questo passaggio, e nelle schermate successive direi: installa Linux no, Cancella. e cancella XP. Dico ridimensiona, e adesso do l'ok a questa, dico applica questa operazione, applica l'operazione. Se la macchina ha dati, c'è da aspettare molto, perché deve spostarli tutta nella, giusto Maurizio, Sì, nella partizione. comprimerli nella partizione stabilita. Nella partizione stabilita. Conviene sempre fare un defrag, che questo aiuta. Sì, riduce i tempi. Se invece, come in questo caso, i dati non sono pochi perché è una macchina di prova, il processo sarà un processo corto e passerò immediatamente alla installazione. Qualche computer ha anche qui altre partizioni, ecco, l'ha già fatto, che sono quelle di ripristino. Ovviamente io andrò ad accorciare la partizione dove c'è il sistema operativo, non quelle di ripristino, se dopo voglio ripristinarla. Inoltre, qualche volta qui si trovano dei segnali di pericolo gialli che sono dovuti a malfunzionamenti del disco fisso. In questo caso bisogna fare delle altre cose che non sono oggetto di questa video lezione, per ripristinare il disco, a prescindere che sia Linux o Windows, ma per farlo funzionare bene. Perché i dischi fissi funzionano anche malamente, ma funzionano. Non ci abbandonano fino a che riescono a girare. Chiudo questa operazione e passo alla installazione vera e propria, con i passaggi che ci sono: installa da sistema amministrazione, installa, posso andare Sì. Maurizio? Clicco installa e il computer comincerà a mostrarmi le schermate Installazione. di installazione. Ovviamente le deve leggere, dopo che le ha lette me le mostra. Ecco, si sente il CD che viene letto.
E come per Windows le scelte saranno le solite, la lingua, la password, gli utenti, eccola qui, io scelgo l'italiano, se qualcuno vuole scegliere l'inglese se lo scelga, o un'altra lingua, avanti, l'ora, la rete e così via. Lo spazio c'è, vado avanti. Manca internet e Ah quindi. sì, qua non abbiamo messo il collegamento a internet per velocizzare, perché se si lascia il collegamento a internet, abbiamo già fatto aggiornamenti su questa installazione, su questa DVD, per cui si scarica gli aggiornamenti. Noi non lo facciamo. Ecco, scegliamo installa Linux Mint a fianco di Microsoft Windows XP Professional. Se io cliccassi sostituisci, non c'era bisogno di gparted. So di Linux diventerebbe lui il sistema di questo computer. A noi interessa averli tutti e due in una fase di passaggio e per questa video lezione, quindi scegliamo il primo. Anche se caldeggiamo e tifiamo perché si butti alle ortiche XP come ha fatto Microsoft, noi proponiamo, avremmo proposto qualche mille anni fa di farlo, ma ci vuole un po'. Installa. A questo punto parte l'installazione a fianco. Abbastanza importante perché questa scelta, perché chi sbaglia perde tutti i dati di XP se ce li ha su XP. Qui si sceglie l'ora, diciamo avanti, e fra un po' sceglieremo la tastiera, che è stata già rilevata essere una tastiera italiana, e fra un po' metteremo gli utenti. Eccolo qua. Noi mettiamo da sempre l'utente scuola, che non si sbaglia, e la password scuola. Mettiamo anche la scelta richiedi la password per accedere, perché così non si dimentica. E quando si devono fare azioni di amministrazione viene chiesta la password, sappiamo qual è. Se non la usiamo per una settimana si rischia di dimenticarla. Clicchiamo avanti e aspettiamo la copia dei file. Abbiamo visto dalle osservazioni fatte che un computer di un anno e mezzo, un i5, impiega intorno agli 8 minuti per installarsi, partendo da Da una chiavetta. chiavetta. Partendo da DVD ce ne mette 12-13. Adesso noi mettiamo in pausa il registratore qua perché sennò la registrazione sarebbe troppo lunga e la riaccendiamo quando ci sarà da vedere la organizzazione finale delle due installazioni. Ecco, adesso dopo un bel po' di minuti, saranno stati almeno 20, la macchina ha installato il sistema e ci dice vuoi continuare a provare o vuoi riavviare? Ovviamente noi clicchiamo riavvia per vedere come sono andate le cose e vedere se il sistema operativo Sody Linux si è installato correttamente a fianco ad XP al primo boot. Al primo boot, cioè al primo riavvio, noi per protocollo non faremo partire Sody Linux, ma faremo partire Windows XP o Windows residente nella macchina. Perché, essendo stato costretto in uno spazio ridotto, XP farà tutta una serie di operazioni. Adesso uscirà il DVD. Di operazioni per riallocarsi bene dentro il suo file system e usciranno tutta una serie di scritte. Prima verrà richiesto di fare un avvio, ma queste scritte non sono altro che la riorganizzazione di XP in uno spazio più contenuto. Poi sarà riavviato tranquillamente. Ecco che è uscito il DVD dalla macchina. Io la spengo. Ecco, la macchina è uscita, io la spengo, tiro via il DVD e riaccendo la macchina. Adesso vedremo il GRUB, la schermata, con una interfaccia di scelta, una semplicissima e scarna interfaccia di scelta. Ecco, Linux Mint e Windows Microsoft. Andiamo su Microsoft e diamo OK. Ecco che parte Windows. Probabilmente qua non succede niente e parte perché era vuoto, ma solitamente chiede, eccolo qua, chiede il controllo del file system e si consiglia di lasciar stare.
Noi lo lasciamo stare perché così la macchina Corregge. si stabilizza e parte bene. Devo dire che per quanto riguarda Windows 7, invece, bisogna partire in modalità normale. Non credere, perché Windows 7 chiede anche la modalità ripristino, ignorarla perché eventualmente va a reinstallare il sistema operativo. Per quanto riguarda Windows 7, partire, in modalità normale e procede anche lui con, riorganizzare file system e dopo è a posto. Eccolo qua. Sì, adesso riprendiamo. La scelta questa volta sarà il nostro sudo Linux. Qualche secondo e la macchina carica il sistema operativo normalmente. Qua non c'è da ripristinare niente perché si è appena installato, quindi lui si rivelerà a posto alla fine. Ci guardiamo il bel pinguino disegnato da Giovanni Caruso, simpaticissimo. E finché la macchina carica il sistema operativo, le prime volte è un po' più lenta del normale funzionamento, ma poi funziona beatamente con una velocità inconsueta per quelli che sono abituati alle velocità di caricamento del sistema XP. Ecco, si sta caricando. Tenete conto che carica contemporaneamente al sistema operativo circa un centinaio di applicativi per la didattica. Quindi carica sia il sistema operativo e tutto quello Serve. che serve per funzionare. Ecco la freccetta e fra un po' sceglieremo. Noi abbiamo scelto scuola, vediamo i loghi nostri partner in questa operazione. Abbiamo scelto scuola come utente, clicco. E a questo punto scriverò la password scuola, che così come dicevo me la ricordo, scuola. Vai. Adesso do l'ok. E si può anche non dare la password, così c'è un avvio diretto, però noi abbiamo deciso come di fare sempre più o meno così. Si Ma va impostato va nell'installazione. impostato durante Si può l'installazione. recuperare anche in seguito quello di fare l'avvio automatico. Ecco, fa le ultime operazioni di eccolo di avvio. Questa schermata verrà per salutarvi. Benvenuti in questo nuovo schermo. E io la butto via subito perché a noi non interessa. Sta caricando il nostro sfondo, il tavolo della conoscenza, come l'abbiamo un pochino battezzato. In quanto su di Linux non ha applicativi o software esercitativi, ma ha solo applicativi per creare conoscenza, per creare didattica. Ed ecco il nostro sistema perfettamente funzionante. Qui c'è i suoi menu, la barra e compagnia bella, come eravamo visto in modalità live. La differenza fra modalità live e questa è che questa è installata, quindi la macchina andrà un po' meglio, andrà un po' più veloce, anche se questa è una macchina vecchia di prova, veloce non è neanche con tutte quante le buone volontà. Quindi i nostri software sono tutti quanti già a disposizione, internet, Firefox e quanto si sia, è quel che si vuole. Arresto la macchina col bottone arresta e la macchina è a posto. Quindi buona visione da Francesco Fusillo E e Maurizio Maroni. Maurizio e passo passo seguite i nostri consigli. Se c'è bisogno mandate una mail e cercheremo di risolvere qualsiasi situazione. Buona visione con appunto, come vedete, vari sodi Linux in questo laboratorio di prova e di test. Ecco, fine della trasmissione.